si è pagato il bando di fondi. Questo progetto nasce dal desiderio di far conoscere meglio a tutti la nostra scuola, le attività e le iniziative da essa promosse e per riportare alla memoria di tutti come la scuola Garibaldi sia una realtà viva sul nostro territorio. Si impegna a portare avanti diverse proposte che siano di stimolo alla crescita socioculturale della nostra comunità. Vi portiamo subito all'interno dell'istituto per una rapida visita ai nostri locali. Servizio dei nostri inviati. Il plesso Domenico Purificato dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Fondi ospita classi di scuola dell'infanzia e scuola primaria e si trova in via Mola di Santa Maria, in un edificio ristrutturato di recente. Dall'esterno ha un aspetto molto vivace. I sei colori delle facciate sono stati scelti dai bambini che la frequentano. È dotata di un'aula multimediale con 25 postazioni e una LIM e una sala teatrino. Una palestra attrezzata, la mensa e tanto verde con alberi e giochi. All'Istituto Comprensivo Garibaldi fanno capo, inoltre, i plessi distaccati di Torricelle, San Magno Rene e Cucuruzzo, che ospitano alcune classi di scuola dell'infanzia e primaria. Il plesso Giuseppe Garibaldi ospita invece tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, sempre in via Mola di Santa Maria, oltre agli uffici amministrativi e di presidenza. Le aule sono 20, di cui 3 dotate di LIM, un laboratorio tecnico, artistico e di ceramica, 2 laboratori di informatica, ciascuno con 20 postazioni dotate di moderni computer collegati in rete e utilizzati sia per specifici corsi di informatica che nella prassi didattica. Uno spazio biblioteca, l'aula magna dotata di LIM e uno spazio insonorizzato per le prove e l'esecuzione dell'orchestra, il campo esterno e la palestra. Fiore all'occhiello del nostro istituto è il corso di indirizzo musicale, ormai divenuto tradizione nella nostra scuola. Sotto la guida di docenti specializzati, gli alunni hanno l'opportunità di approfondire lo studio di strumenti tra i seguenti: flauto traverso, violino, chitarra, pianoforte, tromba e percussioni. La partecipazione al corso musicale garantisce una formazione strumentale di ottimo livello, che ha permesso ad alcuni di accedere a studi musicali superiori con l'iscrizione o il superamento di esami in conservatorio, e a molti altri di coltivare una passione che li porta spesso a condividere in gruppo l'esperienza musicale. Servizio del nostro inviato. Siamo qui con la professoressa Nicelli, docente di pianoforte della scuola secondaria di primo grado Giuseppe Garibaldi. Professoressa, sappiamo quanto la musica sia un componente fondamentale nella vita di tanti ragazzi, ma non tutti sono esperti in materia. Come si fa ad accedere ai corsi strumentali? Allora, ai corsi strumentali si accede previo un piccolo esame attitudinale che viene effettuato nel mese di gennaio. Per partecipare a questa selezione i ragazzi devono fare una domanda, produrre una domanda riempendo un modulo e dando indicazione dello strumento che preferiscono suonare. Poi ci sarà questo piccolo esamino in cui verranno accertate le competenze di cultura generale, ma
anche delle predisposizioni con accertamento del senso ritmico, dell'intonazione e qualche breve domandina sulla preferenza dello strumento. La commissione poi decide sulla base dei risultati del test e delle risposte dei ragazzi a quale strumento assegnare. All'interno di corsi di indirizzo musicale, lo strumento è una vera e propria disciplina? È oggetto di valutazione quadrimestrale? Sì, ormai dal 2000 il corso di indirizzo musicale fa parte delle discipline curriculari, quindi è una materia come l'italiano, la matematica, quelle che vengono svolte di mattina. E è oggetto di valutazione quadrimestrale, quindi c'è il voto in pagella e alla fine del triennio è parte del colloquio interdisciplinare l'esibizione allo strumento. State organizzando qualcosa di particolare per Natale? Sì, siamo in preparazione di alcuni concerti per Natale in collaborazione anche con l'Istituto Comprensivo Fondi Quarto, dove dei bambini delle classi quinte stanno preparando il coro insieme alla professoressa Eliana Chiatti, che è la collega di flauto. E questo primo concerto verrà effettuato giovedì 19 alle ore 18, mentre il grande concerto della Scuola Media Garibaldi insieme al coro sempre della Scuola Media e delle classi quinte del Plessi Purificato e San Magno verrà svolto nella chiesa di Santa Maria in Piazza il 20 dicembre alle 20:30. Per finire una riflessione, qual è il valore aggiunto che un tipo di percorso del genere può dare alla formazione di un ragazzo? Beh, di valore aggiunto ce n'è molto, oltre all'acquisizione di competenze specifiche, di capacità di eseguire ad uno strumento, c'è anche la componente sociale, proprio quella del formare un gruppo, dello stare insieme, del condividere esperienze e risolvere insieme problemi e per arrivare ad un successo di tutti. Grazie professoressa per averci concesso questa intervista e buon proseguimento. Grazie a te. Salutate. Scienze motorie, referente e organizzatrice di importanti iniziative sportive di alto rilievo, per le quali anche preparatrice atletica. Via al servizio. Siamo qui con la professoressa Fernanda Parisella, insegnante di scienze motorie presso la scuola secondaria del primo grado Giuseppe Garibaldi. Professoressa Parisella, ci può spiegare in quali iniziative sportive sono coinvolti i ragazzi della nostra scuola nell'anno in corso? Nell'anno in corso i ragazzi della nostra scuola parteciperanno ai campionati studenteschi come è già d'abitudine, come nei precedenti anni, quindi faranno questa esperienza anche quest'anno. Dove e quando si svolgono gli allenamenti? Gli allenamenti si svolgono presso la nostra scuola in palestra, poi successivamente nella fase più avanzata sicuramente useremo lo stadio comunale e la tensostruttura del liceo Gobetti per i giochi di squadra. L'allenamento è faticoso per i ragazzi? Richiede molto tempo? L'allenamento sicuramente è in parte faticoso, però per loro che lo scelgono è qualcosa di piacevole, per cui non potrei proprio dire che è un allenamento faticoso. Ci sono gare e competizioni previste? Certo, ci sono gare, c'è una prima fase che consiste in una gara di istituto, poi una gara di distretto, segue una gara provinciale, un'altra ancora regionale e successivamente c'è anche la nazionale, ma negli ultimi anni l'hanno un po' tolta di mezzo.
I ragazzi si impegnano in questa attività? Sì, sicuramente devo dire sì che si impegnano, partecipano con interesse vivo e ci tengono tantissimo anche alla medaglia finale. Ok, ringraziamo la professoressa per il suo tempo a disposizione e buon lavoro. Ciao. Arrivederci, grazie mille anche a voi. Passiamo ora ad intervistare i ragazzi che partecipano alle attività sportive. Conosciamo Gabriele. Tutti, sono Gabriele Giorno e frequento la prima C. Perché avete scelto di praticare uno di questi sport? Abbiamo scelto di praticare pallavolo perché ci piace il gioco di squadra e perché ci piace molto. Conosciamo Lucrezia. Ciao, sono Lucrezia Cecere e frequento anche la prima C. Quali esercizi vengono svolti durante l'ora di allenamento? Prima di tutto ci riscaldiamo, poi facciamo degli esercizi con la palla e infine ci allenamo con delle partite di pallavolo. Conosciamo Giorgia. Ciao, sono Giorgia Mancini e frequento anche la prima C. Vi sentite pronti per affrontare le competizioni con gli altri ragazzi? Abbastanza, siamo abbastanza pronti per questo che vediamo di sì. Conosciamo Nicolò. Fate una bella professoressa, sì sì, perché? Perché durante la lezione io e i miei amici siamo distratti e quindi la professoressa si arrabbia perché non seguiamo la lezione. Continuiamo con Nicolò. Durante l'allenamento vi divertite tra voi? Sì, perché siamo separati io e i miei amici e quindi ci divertiamo tanto. Conosciamo Carla. Salve, mi chiamo Carla Fiori e frequento la prima C. La professoressa prende molto impegno da voi? Sì, prende molto perché ci vuole fare arrivare a livelli alti. Continuiamo con Giorgia. Quale obiettivo vi augurate di raggiungere? Non ci auguriamo di arrivare ad essere campioni, ma almeno di arrivare a giocare bene a pallavolo. Va bene, vi salutiamo e che dica i migliori. Ad inizio anno scolastico, alcuni nostri compagni sono stati in vacanza studio in Inghilterra, occasione unica per approfondire dal vivo la conoscenza della lingua inglese. Ad accompagnarli in questa esperienza c'erano le professoresse D'Andrea e la professoressa Ceci. Andiamo a vedere cosa hanno da raccontarci. Servizio ai nostri inviati. Siamo qui con le professoresse D'Andrea e Ceci per sapere informazioni del viaggio in Inghilterra. Buongiorno professoressa. Buongiorno. In che periodo si è svolto questo viaggio in Inghilterra? Allora, siamo andati in Inghilterra dal 17 ottobre al 24, una settimana. Ah, ok. Quanti ragazzi hanno partecipato a questo viaggio? Allora, hanno partecipato 36 ragazzi. Ah, ok. Quali attività sono state svolte? Tante attività. La mattina i ragazzi erano impegnati con le lezioni. E invece il pomeriggio c'erano attività, altre attività, o escursioni, sport, okay, gare, visite alla città. Visite. Abbiamo visto Barnstaple, abbiamo visto Exeter, la famosa cattedrale Exeter, e belle cittadine. È stato difficile gestire tutti i ragazzi? Beh, insomma. Diciamo, sono stati bravi. Sì, sono stati bravi, poi eravamo aiutati comunque dallo staff del college che mi seguiva sempre, quindi non eravamo da soli. C'erano degli animatori che praticamente stavano con i ragazzi, non dico 24 ore al giorno, ma ci manca poco, quindi noi non facevamo altro che dar sostegno a loro fondamentalmente. Ci sono stati inconvenienti? Il soggiorno no, è andato tutto bene. Qualche inconveniente per il viaggio in andata, diciamo. Andata e ritorno nel viaggio. Con qualche cosa che si prevede. Con la compagnia aerea c'è stato qualche piccolo problema, ma insomma, poi con l'aiuto dei genitori e tutto siamo riusciti a risolvere. Anzi, vogliamo ringraziare i genitori per la collaborazione che ci hanno dato. E veramente grazie a loro che in effetti siamo riusciti ad arrivare in Inghilterra a fare un bel viaggio. Grazie ai genitori. C'è stato qualche episodio particolarmente simpatico con l'inglese? Tanti episodi. Uno particolarmente simpatico può essere stata la serata in discoteca, per esempio.
oppure la serata al bullying, per esempio, tutti i momenti simpatici. Oppure quando hanno preparato la zucca, ti ricordi? Abbiamo preparato, sì, abbiamo fatto una gara, sì. Dovevano, divisi in gruppi, dovevano preparare questa zucca di Halloween. La festa di Halloween, praticamente. E dovevano intagliarla, decorarla, insomma, e poi diciamo la zucca più bella vinceva. Sì. Anche io la professoressa abbiamo fatto una bella zucca, certo. Però purtroppo non abbiamo vinto. Non abbiamo vinto. Però abbiamo ragazzi, però abbiamo partecipato, l'importante è partecipare. Bene, grazie per queste risposte e linea allo studio. Grazie a voi, arrivederci. Ciao. Siamo ora una ragazza che ha partecipato al viaggio in Inghilterra. Allora Consuelo, ti sei divertita? Sì, mi sono molto divertita insieme ai miei compagni, un po' per tutto. Hai avuto paura di volare? Io no, anche se era la prima volta, però altri compagni che hanno volato più volte avevano molta paura. Come era organizzata la vostra giornata? Allora, la mattina andavamo a scuola. La scuola era divisa in tre categorie, A, B e C. Esperti, principianti e intermedi. E ogni volta si studiavano cose nuove, tipo nella mia classe un giorno abbiamo studiato come si chiamavano le parti del corpo e abbiamo giocato a Simon Dice. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più? La cosa che mi è piaciuta di più era andare a fare le escursioni perché abbiamo visto tante cose, ad esempio quando siamo andati in spiaggia a fare una caccia al tesoro, molto bella. Come il cibo inglese ti è piaciuto? No, a nessuno in realtà è piaciuto il cibo inglese perché alla fine era quello italiano che cucinavano loro, però non era tanto buono. Qual è il ricordo che ti porterai dietro questa esperienza? Aver passato bellissime giornate insieme ad amici nuovi, comunque anche se di questa scuola li ho conosciuti e sono molto simpatici, e soprattutto aver fatto le escursioni. Infine andiamo a trovare la professoressa Maria Francesca Pantanella, da sempre attiva in iniziative nel sociale, come ogni anno in questo periodo, impegnata assieme alla professoressa Pandozzi nel progetto a scopo benefico Natale con il cuore. Buongiorno, siamo qui con la professoressa Pantanella che ci parlerà del famosissimo mercatino di Natale. Allora professoressa, ci può parlare del famosissimo mercatino di Natale? Va bene, allora questo mercatino di Natale è un'iniziativa che la scuola Garibaldi, comprensivo Garibaldi, svolge perché nelle indicazioni della scuola c'è proprio questo, quello di aprire i ragazzi alla solidarietà. È un mercatino svolto proprio per questo motivo qua, per raccogliere fondi che possono essere poi devoluti a iniziative molto importanti. Dove e quando si farà e da quanti anni si fa? Allora, il mercatino si fa da un bel po' di anni. Io che mi ricordo sono più di 20 anni, 20, 15, 20 sicuro. Si fa qui a scuola, nell'atrio della scuola, dove c'è una bella zona dove possiamo allestire i tavoli e questo mercatino, dove ci sarà la pesca che voi tutti conoscete perché tutti i ragazzi della scuola sanno che di portare qualcosina per metterla alla pesca. Poi ci sono, c'è una vendita di cose che fanno loro manualmente, ci sono delle classi dove sono impegnate anche le mamme, non voglio dire questa prima fa più di quest'altra, ma tutte le classi sono impegnate nel mercatino di Natale che fa parte del POF ed è il progetto Natale con il cuore, molto importante. Quanti soldi in media si ricavano dal mercatino e a chi vanno? In media si raccolgono tra la pesca, la vendita e qualche riffa, si chiama riffa, vero ragazzi? Sì. Quelle quando fanno la... Allora, la riffa sono... l'anno scorso abbiamo fatto 1.900 euro,
sono stati devoluti a associazioni come la fibrosicistica. Io mi ricordo che qualche anno fa abbiamo mandato i soldi al reparto oncologico del Bambin Gesù, abbiamo mandato soldi all'ospedale di Fondi che dovevano comprare l'ambulanza, abbiamo mandato soldi a varie associazioni, per esempio l'anno scorso abbiamo mandato per la fibrosicistica a Padre Domenico, che è alla comunità a Itri, cioè ne abbiamo fatte tante di associazioni. Comunque l'anno scorso abbiamo fatto 1900 euro, che è stato un record, perché gli altri anni sono stati 1500, 1600. Questa è la cifra più o meno che riusciamo a racimolare. Lui dice grazie. Grazie. Ringraziamo la professoressa Pantanella per la sua disponibilità. E arrivederci al mercatino. Ciao! 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 Siete invitati tutti, mi raccomando. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Possono vedere esposti, sono stati realizzati dalle mamme, dagli alunni e dagli insegnanti di questa scuola. Speriamo che anche quest'anno la vendita e le offerte siano numerose come sono state sempre negli anni passati. Il mercatino è aperto da oggi fino alla fine della scuola venerdì prossimo. Per questa prima edizione è tutto, speriamo di aver fatto un buon lavoro, consapevoli di poterci sempre migliorare. Se avete da segnalarci iniziative, attività, proposte interessanti, non dovete che da contattarci. L'intera redazione vi saluta e vi aspetta numerosi alla prossima edizione del Gareth Gibaldi Ragazzi. Ciao! Ciao!